Sara? Chi inizia? Mister, è sempre un ben tornato. Buonasera, quando la rivedo a Messina. Acciuffato per i capelli questo pareggio, forse nel momento in cui non ci credevate più. Ma è stata anche una dimostrazione che la squadra ci ha creduto fino alla fine, non ha mollato, e questo è un punto importante, ha un significato importante. Non era sicuramente facile, lo sapevamo alla vigilia che era una partita difficile in virtù di quello che si andava a incontrare per quanto riguarda la situazione di 3 sconfitte consecutive, perciò sapevamo che andavamo a incontrare una squadra che aveva voglia di riscatto, in più c'era anche la possibilità che loro mettessero dentro i nuovi arrivi di qualità, sicuramente di spessore, e sapevamo che era una partita complicata. L'abbiamo riacciuffata, credo che poi alla fine il risultato, per quello che si è visto in campo e per quello che le due squadre hanno fatto, sia il risultato più giusto. Primo tempo bruttino, un po' da ambo le parti. Nella ripresa il Messina, con l'ingresso in campo di Maiorano, ha dato maggiore sostanza al centrocampo. Voi siete arretrati un po', più per merito del Messina, credo che per dei meriti vostri, però come lettore siete stati bravi a non mollare. No, vabbè, ma Messina chiaramente nella ripresa doveva fare una partita a spingere per cercare di vincere la partita, un po' ci ha un po' schiacciato, ma noi siamo stati bravi a contenere questi attacchi, a contenere questa pressione, e un po' abbiamo sbagliato sulle ripartenze, non riuscivamo a palleggiare bene davanti. Il campo, secondo me, per le qualità che abbiamo noi davanti, ci ha penalizzato in maniera eccessiva, erba alta, disconnesso, però merito a Messina che ha avuto questa ripresa veemente per cercare di sbloccare la gara, merito anche a noi di aver contenuto e poi alla fine creduto di poter raddrizzare la gara. Salve mister, salve. Un piacere rivederla, veramente. Volevo chiederle qual è l'obiettivo del Gela in questo campionato. L'abbiamo detto diverse volte, anche alla vigilia del campionato, il Gela deve fare un campionato che deve stare dentro i playoff, deve stare assolutissimamente dentro i playoff, un po' migliorare la posizione di classifica dell'anno scorso. Secondo me abbiamo un buon organico da poter centrare questo obiettivo. Bisogna solamente lavorare con pazienza, con lo spirito di una squadra che sa quello che deve fare, agguerrita, perché in questi campionati se non hai l'aggressività fai fatica. Riguardo al Messina, come pensa che si possa collocare in questo campionato? Non lo so io questo, chiaramente questa per l'impressione che ha avuto oggi rispetto anche a quello magari che aveva avuto nelle altre partite. Il Messina si è al di là di tutto il resto, insomma, qui. No, vabbè, ha fatto una partenza sicuramente non buona. Consideriamo anche che il Messina è partito in ritardo, ha costruito una squadra in netto ritardo, anche come preparazione è partita in ritardo. Sicuramente gli under, quelli bravi che doveva prendere per cercare di arrivare all'obiettivo che la città merita, i tifosi merita, la società merita, non ne hanno potuti prendere perché c'era questa possibilità di non fare nemmeno il campionato, almeno da quello che leggevo sui giornali. Perciò è chiaro che quando tu costruisci una squadra il primo obiettivo che devi avere è andare a prendere gli under bravi di prima fascia e poi prendere gli over. Evidentemente ho saputo che hanno questo tipo di difficoltà, adesso hanno preso gli over, ma gli over sono sicuramente giocatori importanti, giocatori di altro livello e che hanno fatto questa categoria in maniera eccellente, perciò io credo che avrà una buona ripresa. Bisogna stare vicino alla squadra, è chiaro, perché se non si sta tutti compatti in questo momento difficile, le difficoltà aumentano.